Mancano pochi giorni all'inizio dell'anno scolastico, siamo con la dottoressa Teresa Scione, dirigente scolastico del Comprensivo 1 di Pescara. Pochi giorni al suono della prima campanella, ma tante settimane, tanti mesi di lavoro per arrivare alla riapertura. Sì, ci è voluto tanto lavoro perché le disposizioni per prevenire il contagio da Covid si sono succedute durante tutta l'estate, quindi noi siamo dovuti andare dietro a queste disposizioni per organizzarci di volta in volta. È stato un lavoro, diciamo, un lavoro a tappe, che però abbiamo fatto con la massima il massimo impegno e direi anche con la massima passione da parte di un folto numero di docenti che hanno contribuito a predisporre tutte le condizioni affinché i bambini possano tranquillamente e serenamente rientrare a scuola e ripartire con l'attività didattica in presenza. In effetti noi abbiamo già iniziato, perché dai primi di settembre i bambini che avevano riportato delle insufficienze già stanno venendo a scuola, e questi primi giorni ci lasciano ben sperare, perché dobbiamo dire che i bambini hanno, sembra che questi bimbi abbiano interiorizzato, compreso il senso e il significato delle regole, che potrebbero sembrare dei divieti, ma hanno capito che non si tratta di divieti, ma si tratta di misure volte a garantire la loro salute, la loro e la nostra salute, la salute dei genitori. E quindi i bambini fino adesso sono rispettosi, portano le mascherine, si muovono seguendo la segnaletica e quindi rispettano, diciamo, il distanziamento sociale e tutte le misure anti-Covid.